Devo dire ciò che ha detto, cioè, colleghi, ci troviamo in un momento particolare, quasi alla fine di una scadenza che aveva di voce, quindi scade il nostro mandato. E per la verità io, come uomo di volere, volevo dare gli ultimi colpi di coda, speravo di farlo anche in questo, mi riguarda le manifestazioni con dire. Per quanto riguarda il Sarno, io dall'ultimo colpo di coda costretto il ministro dell'ambiente affinché mandasse i progetti all'Enea e che poi il prossimo consiglio di ministri varasse il suo progetto. Io mi sono preoccupato pochi giorni fa, mercoledì, di intervenire al consiglio presso la presidenza del consiglio. Ho parlato con Maccani e lui mi ha fatto capire molto sinteticamente, molto brevemente, che la mia solita litania, perché per lui e per me era una litania continua, di mercatura con i miei meridionali, era da vedersi, era tutto rimandato naturalmente al prossimo momento. Cosa una follia, sarebbe un azzardo enorme da parte di tutti. Io mi auguro, credo anche dall'opposizione, ci auguriamo tutti che si governa questo paese, e si governa specialmente per il nostro meridione e per il nostro territorio. Da parte nostra, inutile dirlo, ci sarà il nostro massimo impegno. Non credo che dobbiamo ancora una volta spirito unitario, perché ormai le vocazioni degli eletti sono quelle che sono, saranno gli interessi nostri che dobbiamo difendere, certamente, gli interessi per me dei meridioni. Io me ne auguro certamente che comprenderanno i lavoratori questa sera. Anche in questo modo limitare che loro possono pensare a un progetto criminale. Cedo la parola all'onorevole Nocera che mi ha fatto il giusto. È la prima volta che resto questi banni, diciamo, da deputato. Prima volta investito rispetto a questo problema, che credo che è un problema che determina la società nostra tutta. Un problema di grande importanza, di grande rilevanza per quanto riguarda lo sviluppo della nostra società e soprattutto per quanto riguarda il consigliere D'Ambrosio, sia da parte della sindacalista della Filtea, il quale poneva delle tematiche che a me erano sconosciute con molta franchezza fino a poco fa. Cioè, vale a dire, questo problema che in questo momento si sta discutendo sul problema della MCM, io sono molto franco con le mie cose, non ne ero molto conoscenza. L'investitura che abbiamo avuto in questo momento da parte del Consiglio Comunale di Agri e da parte anche delle organizzazioni sindacali pone a noi deputati in questa zona un compito arduo che comunque nell'unità degli intenti di ognuno di noi dobbiamo risolvere. Ora, per essere conclusivo e breve, allo stesso momento, che cosa io posso dire nella mia veste nuova ai lavoratori, al Consiglio Comunale di Agri e agli elettori? Che da parte mia mi attiverò subito per quanto riguarda, per le mie responsabilità anche future, rispetto al problema annunciato, se esiste il problema politico per quanto riguarda quello di libera, il piacere del libero della città, e verificare se effettivamente è questo il problema e se è questo cercare di muoverla. Perché credo che la soluzione di questo problema, al di là della concezione se viene svenduta o meno l'MCM, quello che interessa nel processo di privatizzazione è l'occupazione da parte dell'autore di queste strutture. Pertanto, ripeto, al di là delle posizioni politiche e ideologiche, io credo che il problema è un problema che ognuno di noi deve affrontarlo nello spirito unitario. Grazie.